esperienze che ha condotto Detti nel campo della progettazione urbanistica, nei vari stadi, diciamo, diversi tempi, diverse aree, diversi ambienti, diciamo, prevalentemente in Toscana. Alcuni esempi sono illustrati nel PowerPoint che viene automaticamente, semplicemente come richiamo alcune immagini dei nuovi lavori che sono documentati da noi. Ho preferito passare in rassegna, anche se in maniera superficiale, escluso insomma, l'insieme delle esperienze, perché io ritengo che dall'insieme delle esperienze siano deducibili i principi di un metodo che ancora oggi presenta aspetti di attualità, o perlomeno di utilità ai fini di una riflessione sulle condizioni difficili nelle quali oggi si trova la discesa. Bisogna ripartire, diciamo, dal solito, dalla prima grande occasione di progettazione urbanistica che ha avuto Detti, che è stata la ricostruzione delle aree distrutte del centro di Firenze, perché è un'occasione che mostra in luce gli aspetti, quasi tutti gli aspetti del metodo che Detti metterà appunto a seguito. Detti, pur avendo ritenuto che il concorso dovesse essere preceduto da un piano regolatore di massima, partecipa, vince uno dei primi premi, ed è un'occasione importante perché la ricostruzione è un tema emblematico della fase in cui si trovavano le città europee nel periodo, cioè il tema della modernizzazione della città. Modernizzazione che nel progetto presentato a Detti viene affermata non tanto attraverso la procedura del contrasto tra la città che preesisteva intatta al di fuori delle distruzioni e il nuovo intervento, né attraverso delle soluzioni più o meno sofisticate di mimesi, di ricostruzione com'era e dov'era, ma attraverso una procedura che potremmo chiamare di continuità critica. Continuità critica perché, perché il nuovo intervento, pur distinguendosi soprattutto per la concezione innovativa dello spazio pubblico inteso come elemento ordinatore dei sistemi edilizi, come dice Detti, distinguendosi per la concezione dello spazio pubblico, che avrebbe dovuto consentire una percezione nuova del fiume rispetto al rapporto nuovo con la città, si inserisce con molto equilibrio nella città attraverso un controllo scrupoloso e attento delle forme urbane, delle dimensioni e delle funzioni. La storia poi si sa, il progetto partecipa all'elaborazione del piano particolareggiato di una prima fase del progetto, esprime sul quale, pur esprimendo alcune riserve per l'eccessiva prudenza su uno scritto su Panisca 12, però considera questa esperienza un risultato sostanzialmente positivo, anche se poi il progetto nelle fasi successive di progettazione esecutiva e di attuazione snatura pressoché completamente l'impostazione originaria. E nel diapositivo ora sono passate, insomma, si vede bene la trasformazione tra una volumetria proposta dal progetto Detti molto articolata e invece la costruzione di una specie di piattaforma alla massima altezza omogenea per tutta l'area, anche se qui è stato mostrato un campione, quello che lo operato. Tuttavia in questo progetto sono già delineati alcuni aspetti del metodo di lavoro che sarà messo a punto anche attraverso le esperienze successive, che sono la conoscenza dei luoghi, la conoscenza accurata dei luoghi come elemento, come requisito essenziale del progetto, l'attenzione nei confronti dei valori del paesaggio, la considerazione contemporanea delle diverse scale di intervento, gli obiettivi e i contenuti del progetto che vengono definiti tecnicamente in modo molto preciso, conformi ai principi del movimento moderno, non meccanicamente, ma nel modo critico che si è detto, e aderenti il più possibile alle esigenze di vita degli abitanti. Il tutto inserito nel quadro generale del rigore morale di cui ormai credo tutti siano al corrente, perché è diciamo, la costante che ha unito
C'è un altro problema che viene messo in evidenza da questo concorso, da questo progetto, e cioè il problema di come assicurare che nelle fasi successive all'elaborazione di un piano le soluzioni finali rispettassero l'impostazione originale, i criteri e i principi originali. Queste modalità che in un primo tempo vengono affidate alla riforma, alle prospettive di riforma, cioè all'esproprio, pensando che attraverso l'esproprio generalizzato si potesse realizzare facilmente il piano, poi dopo assumeranno delle forme più complesse. E negli anni 50 enti che continuano contemporaneamente a lavorare nell'arredamento e nella progettazione architettonica, però si impegna principalmente a sperimentare i diversi tipi di piano che sono istituiti dalla legge urbanistica del 42, consapevole dei limiti e in piena partecipazione alla battaglia per la riforma generale. Bisogna dire che nel quadro legislativo dell'epoca l'espressione progettazione urbanistica aveva un significato diverso da quello che è oggi. Allora, anche se l'attività progettuale interessava tutte le scale di intervento in cui si articolava la legge del 42, il lavoro di progettazione urbanistica era fondamentalmente quello contenuto nei piani particolarizzati di esecuzione, nei quali l'approccio urbanistico si integrava in modo più diretto con quello architettonico secondo il modello proposto dalle esperienze avanzate condotte nella prima metà del Novecento dalle città del Nord Europa. Oggi, per varie ragioni, anche a seguito delle riforme regionali, la parola urbanistica è quasi scomparsa, sostituita dall'espressione governo del territorio. Il processo di pianificazione è stato quindi completamente riformato, è divenuto molto più complesso e adesso collaborano molte discipline diverse nel tentativo di rispondere più efficacemente ai problemi territoriali. Nonostante ciò, non sempre si raggiunge il risultato di migliorare la qualità del piano e si oscura spesso l'aspetto progettuale, che è il nucleo principale della progettazione spaziale, a vantaggio di un appesantimento burocratico e normativo, come ha osservato Leonardo Benevolo in un libro dal titolo emblematico e a mio avviso pertinente alla vicenda personale di Denti. Il titolo del libro è Il tracollo dell'urbanistica italiana. Nello stesso tempo, la progettazione urbanistica come era intesa in origine assume oggi una connotazione più ampia e sfumata all'interno di un diverso rapporto con il piano regolatore, talvolta di relativa indipendenza se non di contrapposizione. Invece, nei piani e nei progetti di Denti, la progettazione urbanistica costituiva una parte essenziale del metodo e delle procedure eseguite per la preparazione nel piano, sia che si trattasse di studi per i piani comprensoriali, in cui abbiamo visto alcuni campioni, c'era infatti il Claudio, sia nel caso si trattasse di studi, sia nel caso dei piani regolatori comunali o dei piani attuativi. Nei casi in cui aveva potuto occuparsi, anche se in periodi differenti sulle stesse aree, di piani territoriali, piani di progetti urbanistici e anche di progetti di architettura, le soluzioni proposte trovavano sempre efficaci forme di integrazione in una successione coerente degli strumenti istituzionali. L'impostazione pragmatica e propositiva era così connaturata al suo modo di lavorare che talvolta alcune descrizioni del territorio contenute nelle relazioni per convegni o seminari riuscivano ad esprimere spunti progettuali più significativi di quelli che oggi sono definiti con procedure complesse basate su testi di legge, direttive regionali e piani disegnati a volte anche in modo molto dettagliato. E penso a un intervento ad un convegno del 67 a Livorno sulla costa toscana, nel quale Denti propone una classificazione delle infrastrutture e delle strutture insediative che configura un chiaro disegno territoriale a grande scala, una specie di pettine geografica aperto sul mare, dove i denti sono costituiti dai sistemi urbani orientati verso le aree dell'interno perpendicolarmente al litorale, e i vuoti sono le strutture ambientali che li separano, e cioè i parchi, i fiumi, le aree agricole, descritti tutti con grande precisione e dettaglio. I piani e i progetti urbanistici degli anni 60, del periodo successivo a quello, diciamo, di avvio dell'attività progettuale, tenevano conto del venir meno della prospettiva di riforma della legislazione urbanistica nazionale sotto i due obiettivi che costituivano i principali obiettivi dell'iniziativa di riforma, e cioè la riforma dell'uso del suolo e la riforma amministrativa,
cioè l'organizzazione e gestione dei piani e l'organizzazione del suolo. Ambedue questi obiettivi vengono falcidiati dalla crisi di forma, mettendo in crisi l'impalcatura del metodo di Detti. E si tiene conto anche delle leggi entrate in vigore durante il decennio, principalmente la legge per l'edilizia economica popolare, la 765 e sugli standard del 68. E quindi dell'evoluzione tecnica del metodo seguito per la formazione del piano regolatore in tutta Italia, anche dai colleghi, i quali Detti aveva particolarmente stimato. In modo, per esempio, ha citato prima il rapporto con Astengo, Paolo Sica, in un convegno che si è fatto dopo la morte, insomma, lì cita l'anno dopo la morte di Detti, aveva messo in evidenza il rapporto con i piani di Piccinato, che naturalmente si scambiavano, si conoscevano, si stimavano. Nel caso di Detti, il disegno del piano urbanistico comunale si è quindi evoluto in forme di zonizzazione accuratamente determinate, mentre venivano affiancati al piano generale i piani attuativi che avrebbero dovuto garantire continuità e coerenza tra le diverse scale di progettazione. A loro volta i piani attuativi corrispondevano ad ambiti spaziali unitari, ognuno dei quali assumeva obiettivi specifici. Un aspetto importante è che il progetto urbanistico di questi ambiti non era rinviato a progettisti esterni o a tempi indefiniti, ma era un compito preciso e immediato dell'ufficio tecnico comunale. Nelle immagini sono mostrate alcuni esempi del metodo, dai piani regolatori paesanti di Massa e di Livorno, quindi di San Miniato, e al caso più significativo, che è costituito dal piano regolatore di Firenze del 62. In questo caso il piano generale è stato accompagnato da uno schema di pianificazione intercomunale ed è stato seguito da piani di dettaglio e dai piani di zona per la regione. In questa successione di strumenti, il disegno del piano regolatore, pur senza accentuare il grado di formalismo delle soluzioni adottate, definiva l'assetto e la configurazione dei rapporti spaziali nelle aree di intervento che non potevano essere controllati unicamente dalle norme di attuazione. Come esempi di questo tipo di approccio sono indicati due stralci del piano regolatore nell'immagine. Uno è l'asse attrezzato di scorrimento, che è uno dei progetti su cui si incentra la strategia del piano, di cui ha parlato Raimondo Innocenti, con lo studio che l'ha approfondito nel 67. E l'altro è il quartiere delle Piagge, tra l'Arno e la via Pistoiese, dove il disegno dell'urbanizzazione configura un moderno lungo fiume composto di edifici residenziali disposti attorno ad attrezzature spazifiche aperti verso il parco lungo l'Arno. Questo disegno ha ispirato il progetto dei piani di zona che sono stati elaborati quasi contemporaneamente. Ma nonostante tutti questi sforzi, il periodo del tracollo e l'attuazione ha stravolto le previsioni originali. Per avere un'idea di come avrebbero potuto configurarsi lo sviluppo successivo della città e la sua riorganizzazione interna, si deve rinviare al contributo fornito da Detti e dal suo gruppo al progetto presentato assieme al gruppo di Grigotti al concorso per la nuova Università di Firenze nel 1970, una specie di progetto utopistico che prefigura un'immagine che è rimasta solo sulla carta. Questo modello di progettazione multiscalare e molto accurato è stato in seguito ripreso in altre esperienze di pianificazione in Italia e all'estero, anche se con procedure leggermente adattate e diversificate. Per esempio, in tempi recenti, l'amministrazione di Barcellona, in occasione delle Olimpiadi del 62, ha fatto ricorso alle norme del piano di Firenze, assieme alle Building Regulations inglesi, per disciplinare l'attuazione dei grandi progetti di trasformazione senza dover variare il piano regolatore vigente. Cioè, sono state individuate delle aree sottoposte a obiettivi specifici, degli ambiti unitari sottoposti a obiettivi specifici, sottoposti a piani di iniziativa pubblica dove si indicava l'interesse prevalente che era quello di ricostruire lo spazio pubblico, prendendo le norme per realizzare questa operazione dalle norme che erano state messe a punto per il piano vigente. Solo che la differenza è stata che a Barcellona questa norma
si è realizzata, ha avuto una realizzazione effettiva, a dimostrazione del fatto che il dispositivo, se gestito correttamente, avrebbe potuto essere efficace anche da un'evidenza. Oggi le modalità di progettazione attuativa sono molto